Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui sul mio canale. Voglio parlarvi oggi di Honor 7, questo smartphone che sto trattando in maniera molto approfondita sul mio canale, semplicemente perché è il mio smartphone, quindi mi chiedo perché non faccio i video, anche perché buona parte dei miei iscritti non solo posseggono un Honor 7, ma magari hanno un Honor, un Huawei. E quindi si interessano al mondo della MIUI, di questo sistema software che sta evolvendo molto negli ultimi tempi. Ma oggi non siamo qui a parlare di software, di nozioni particolari su smartphone, in particolar modo di Honor 7, ma voglio mostrarvi le mie cover che ho acquistato per questo dispositivo. E questa è l'ultima cover che ho acquistato per Honor 7, la vedete benissimo. L'ho acquistata da AliExpress, l'ho acquistata esattamente il 16 luglio, mi è arrivata il 13 settembre, quindi 3 giorni fa praticamente, 2 o 3 giorni fa. E ho aspettato tanto per averla, circa 2 mesetti, ma sapete che su AliExpress i tempi sono molto lunghi, semplicemente perché pacchi che arrivano dalla Cina sono bustine, magari si perdono, le ritrovano, eccetera, eccetera. Credevo di aver perso questa cover, tant'è che ho chiesto il rimborso ad AliExpress, per una perdita di tempo eccessiva, perché sono passati quasi 60 giorni, quando nel sito, era stimata la consegna intorno ai 35 giorni, come sempre, d'altronde un mesetto. E mi hanno rimborsato i soldi e dopo, credo il giorno stesso, il giorno dopo, mi è arrivata la cover, incredibilmente, quindi sono stato anche fortunato e praticamente ho preso questa cover gratis, non volendo indirettamente, ma tant'è, è così. Mi doveva arrivare in un mese, mi è arrivata in 2 mesi, quindi diciamo che sono anche giustificato sotto questo punto di vista, perché effettivamente i 2 mesi sono troppi, al di là di quello che poi si doveva fare urgentemente o meno con questa cover, cioè il nulla, perché non è che avevo grosse pretese di averla subito, però questo è. E quindi ragazzi, questa è una cover, c'è il dragone cinese che si vede in controluce, non so se lo vedete nel retro, molto carina, invece davvero tanto, invece soprattutto il colore, perché io sono un appassionato del blu in tutte le salse, che sia blu chiaro, blu scuro, cobalto, blu tendente al nero, blu tendente all'azzurro, insomma veramente in tutte le salse io amo il blu. Questa è una cover che si trova su Amazon, non mi ricordo la marca, però è una buonissima cover di alta qualità e si vede in mano, è veramente molto bella. Ora è un po' sporca in controluce perché l'ho utilizzata ovviamente, però l'ho acquistata alla modica cifra di 6,90 euro, se non ricordo male, 6,40 euro su Amazon. Vi lascerò tutti i link in descrizione se siete interessati all'acquisto. E ho speso anche un 3 euro di spedizione, quindi non è costata poco, è costata di tutto una decina di euro. Però vi assicuro che è veramente una cover bella, che rende il... Ora si è un po' ingiallita perché l'ho utilizzata tanto. Comunque è una cover molto bella che, diciamo, rende il vostro smartphone elegante, poi funziona molto bene, veramente eccezionale, non si piega, copre bene tutti gli spazi, come vedete, tutti gli spazi e gli angoli del vostro smartphone, e dà una discreta protezione anche alla fotocamera, che è quella che è più incriminata ad avere botte se il telefono dovesse cadere a terra, visto che è troppo sporgente. Questa è una cover che ho preso sempre da AliExpress, l'ho ordinata insieme all'ordine che ho fatto della cover blu, solo che mi è arrivata dopo un mesetto circa, quindi tempi discretamente ragionevoli. Diciamo che questa cover si abbina per certe serate, queste magari per le serate un po' più eleganti, per delle serate dove non devi tanto apparire con il tuo smartphone e comunque in generale, e quindi resti un po' più, diciamo, nascosto, il nero aiuta moltissimo a dare eleganza a questa cover, quello che mi piace di più è il materiale, perché è fatto con di silicone, però un silicone è una lavorazione diversa, non rende il dispositivo scivoloso ed è davvero molto bella al tatto, ti dà una sensazione di freschezza, non so come spiegarlo, è davvero molto bella. Come vedete, questa è la cover, l'unico difetto, diciamo così, è che sopra e sotto non è protetta, ma potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda l'entrata del jack da 3,5 e per quanto riguarda l'uscita del microfono e dello stesso altoparlante, che magari con altre cover, soprattutto con quella blu che abbiamo visto prima, può essere fin troppo coperto. Questa è una cover, diciamo, bonus che fa anche cagare, fa veramente schifo, ma l'ho acquistata all'inizio, cioè quando ho acquistato questo telefono, questo smartphone. Ho subito pensato alla cover, solo che ci voleva del tempo per far arrivare la cover di Amazon, quella trasparente, ci volevano circa 4 giorni, quindi ho detto vabbè, nel frattempo per non tenere il telefono in questo stato, anche se poi l'ho veramente utilizzato, soprattutto in casa lo utilizzo così perché mi piace tenerlo, diciamo, nudo e crudo, senza rivestimenti, ho acquistato questa cover dai cinesi, qui in negozi fisici, nel mio paese.
Alla fine ho trovato cover per Horror 7, ma le ho trovate solamente a vecchiudi, al libro che io odio in una maniera assurda. E ho trovato questi tipi di cover qua, tutte uguali, cambia soltanto il colore, con questa trasparenza, questa no, più che trasparenza, diciamo che qui opaco e lateralmente trasparente, di colore azzurro ovviamente, e questo vi conferma il fatto che io ami il blu. E niente, molto semplice, cioè questa l'ho tenuta solamente temporaneamente per 3-4 giorni in attesa che poi mi arrivasse effettivamente quella trasparente, che poi ho subito applicato al mio Honor 7. Bene ragazzi, quindi queste sono le mie cover per Honor 7, ne ho 4, non ne ho tantissime, però rispetto al Nexus 5 mi sto tenendo un po' più basso, perché per Nexus 5 ne acquistare veramente tante, me le sto godendo diciamo una per una più a lungo. Se questo video vi è piaciuto ragazzi, lasciate un bel like, fatemi sapere che cover avete voi, magari me le consigliate nei commenti, mandate il link se posso essere interessato all'acquisto, e scambiamoci opinioni in merito. Iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto e per altri video del genere. Qui da me è tutto, un saluto.